Amici! E bentornati in questo nuovissimo video di 4 Harry, anzi no, 4 Cicci Cucina. Oggi ragazzi facciamo gli hamburger pazzi, buoni in culo, sgravati, esagerati, pazzi in culo di Dezzi. Mezzi. Oggi ragazzi abbiamo 4 hamburger, 2 per 1, che appoggiamo delicatamente lì. Wow! Ping pong 3 shots. Poi abbiamo 2 dosi di ketchup. Zitto, come maionese. Poi abbiamo... Questo non ci doveva essere. Poi che l'hai presa allora? Non poi abbiamo 4 sottilette. 1, 2, 3, meglio che Dio. Poi abbiamo 4 panini. Pane rigorosamente di sesamo come i palestinesi. E poi abbiamo il prosciutto crudo per fare che il bacon. Per poi lo trasformeremo in ebrei. Bacon. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Maggie. Allora signori, visto che eravamo a corto d'olio, abbiamo preso un... Oh, ma chi sarà il dio? Ragazzi, ora lo dosiamo perché prima c'era una botta enorme d'olio. Basta, fra, basta. Questo se lo infili nel culo. Però se no stanno solo di olio. Dio, che cazzo, dio. Guardate ragazzi l'olio. Prima. Sembra piscio di Maggie Salame. Ora ragazzi. Maggi salame e piscia olio. Riempiamo tutta la padella di olio. Rigorosamente come? Doc. Bravo. Cajone. Poi ci mettiamo. Sale. Pepe. E poi sale. Un po' di più, mi raccomando. Poi l'hai messo solo in quel punto. Metto un po' dappertutto. E sale. Sicuro sia sale. Sembra zucchero. E giriamo. Come? Gira. Come il dio. Perfetto. Ora sa di merda. Ora accendiamo Maggie. Ragazzi, Maggie si sta accendendo. Maggie pronta al decollo. Maggie scureggia, fischio e prende il volo. Prendiamo, dov'è il kebab? Kebab? Che cazzo fai? Mi serve il Tony coperto? Ciabatta. No, Tony Ciabatta. Cos'è che ho Tony Ciabatta? Bastava dire Maggie Dio. Sfogliamo un po' la patata. Perfetto, è già cotto. Mettiamo ma su. Ma come è già cotto? Oh, sì. Anche l'hamburger è già cotto? Mettiamo. Porchi. Subito il nostro prosciutto. Quanto litri grada una 10 e quel buco non si riempie? Zero. A me tantissimo. Allora mettiamo subito il nostro prosciutto. Signori, se si attacca nel maiala. Allora giralo. Aspetta. Dio culone. Ci mettiamo tantine. Tante fette. Guardate il grasso come ne sdrucciola. Comincia a fare fichete spucchiti. Dopo naturalmente cuociremo gli hamburger nello stesso posto. Così prendono il sapore del prosciutto. H bacon, H Maguire. Ah, Peppa Pig. Ah. Maggie pure già prende il volo. Signori, chef. Dai maestro, ma è contento. Di caraffischio come gli inglesi. Il nostro bacon è bacon. Mettiamo questo in frigo e aspettiamo che il nostro bacon sia pronto. Detto anche ciccia di Maggie. Ragazzi, The Master sta prendendo il nostro bacon è già pronto. Prendiamo un piattino rigorosamente con i cavoli. Naturalmente ragazzi, per fare una cosa, la farina è costosa, dopo ve la farò vedere, è più lenta ma è molto più buona, ve lo assicuro. Prendiamo così, aspettiamo che il Tony Ciabatta si raffreddi. Si è raffreddato. Prendiamo giri squared. Porco Dio! Tony Ciabatta! Spero che Tony Ciabatta ti infili un propulsore nel culo. Fermo, fermo. Era per vedere se bruciava. Un pochino brucia nel faccio, orchi dio. Tanto deve essere ghiaccio questo. Ghiaccio, perché? Vabbè, tanto è caldo il panino, quindi. Che cazzo se ne frega! Il panino si scalda qui, Non nel forino, si fa tutto insieme. Lo so, quindi. Gesù cane. Sembra un po' tipo... Tabarelli? No. Budella di ti Dio. Ricordi che quando si faceva il quiz che c'era Tabarelli? E se passa lui, è giù. Signori!
Ecco il bacon di Giulio. Speriamo basti, se no lo rifacciamo un altro, tanto ci vuole veramente poco a farlo. Ragazzi, mi raccomando, se vedete un signore alle sembianze di South Park di Gaudio, gli dovete dire per strada cavolo e gli puntate il dito. Ora signori, ti devo riprendere, sì o no? No. Ma come no? Allora riprendo da un'altra parte. Ok. Gli hamburger li facciamo per ultimi perché sono quelli che devono essere più cialdi. Infatti facciamo cialdi come il camioncino orchidio. Cialdi come quel nero di merda di camioncino. Mi dissocio, ragazzi, da le brutte parole del maestro. Allora, sono 4 GAU. Sono troppo estanto. Butta questo, prendi l'utile. Prendi un coltello di Dio. Prendiamo un grande coltello bianco, eventualmente a fare la Zapoli Squared. Ragazzi, ringraziamo il massaio e ci sponsorizza il video. Vero? Sì. E ci cacca spruzzo. Dio merda! Ragazzi, The Master... Eccolo, eccolo! Signore, guarda come si strugge! Guarda come si strugge! Ma perché per lo scortello? Così lo distruggi il panino. Questo sarà il panino del presidente. No! Col cazzo, ti attacchi al cazzo, è il tuo. Qui la CAU. Prendi un coltello normale. Qui la CAU, appunto. Questo sarà il tuo panino di merda. Ma vaffanculo. I The Masters ha il culo sporco. Signori, veramente ottimo. Il tuo panino. Il nostro. No, il tuo sta cacata. Mettiamo a qua. Guarda che cacata, ragazzi, ha fatto il The Master. Bello, almeno c'entra di più. Questo è un altro. Lo so. Tagliano. I The Masters. Ma signori, mettiamo a cuocere il panino, gentilmente offerto da Rozis. Buchiamolo per farci entrare il duce. Madonna, ci vediamo alla fine di cottura dei panini. Signori, questo panino, come vedete, è già arrosolato, ma bisogna aspettare che si scaldi anche dentro. Nel frattempo, ragazzi, mi metto il piatto qua al The Masters. Poi nel frattempo, ragazzi, abbiamo tagliato anche quest'altri. Tagliati io. Il The Masters oggi vuole essere mandato a cacare. Giriamo ciabatta Tony. Questo è il tuo panino. Lo sai? Va bene. Va bene? Ti va bene? Sì. Grazie. Ragazzi, The Masters è veramente molto comprensivo. Io lascerei un like per questo. Serve altro olio. Ragazzi, dai, ma se ne strugge sull'olio. Ragazzi, oggi mangeremo panini più unti dei capelli di Ginevra Neri. Fanno veramente cacare. Ma sai che tua madre è una troia? Sì, però mia madre sa fare i panini senza metterci così tanto olio. Ma quando si strugge? Scalda, fa più in fretta. Si rigira questo. Questo direi è pronto. Questo signore è più che pronto. Ma ragazzi, ebreo, pronto, è servito. Ragazzi, lo sapete, ieri il presidente si è fatto male al pollice del piede sinistro mentre registrava Elon Egbor. Questo, direi, apri il cestino. Questo è un africano. Puzza di culo. Pure. Apriamo la finestra. The Masters che puzza di bruciato. Ragazzi, The Masters ha già... 40, in Polonia. Ragazzi, The Master ha bruciato già qualcosa. Sì, intanto i tre ne ha bruciati molto di più di me. Ragazzi, il The Masters è il nuovo Hitler. Sei contento di questo? The Masters, puoi levare quel pezzo di... Sì, sto benzivendolo. Porchi Cristo. Signori, questo è il nostro panino. Aspettiamo il capitano si scaldi. Ma posso dire una cosa? Ci vediamo fra pochissimo. Ci vediamo fra pochissimo. Signori, ci siamo resi conto che il bacon, di fumo abbiamo fatto, che il bacon era troppo poco. E siamo abbiamo creato una nuova Chernobyl. Abbiamo fatto altro. Ci vediamo quando
cuociamo gli hamburger, tanto panini avete già capito come si cuocono. Signori, abbiamo cotto ancora altro bacon, tutti i panini, è il momento di cuocere gli hamburger, dopo di mettere le sottilette e di arrivare all'impiattamento. Con delicatezza, direi. Maestro. Se no, ragazzi, dobbiamo fare un sangue chiama sangue. No, sangue chiama porchi Dio. Hai acceso quello dei panini. Cazzo, ma leviamo da qui. Dove cazzo li mettevo? Mettici un po' di latte sopra. Sì, mia madre Floria. Vai. Abbiamo rifatto un soffrittino, altro olio, sale e pepe. Davvero? Buchiamo Ciccio. Dio sciaffete. Sentite come rosola. Pare di essere attuari. E giriamo. Vedete che già uscirà il tubo? Buchiamo di qua. Dio stronzo. E anche di qua. Cioè di questi in pochi minuti dovrebbero essere pronti, addirittura pochi anni. Poi prendiamo il cici d'agostino. Sto guardando gli hamburger. No, cuocere il cici d'agostino. Vai, metti. Mettiamoci sopra il cici d'agostino. No, perché? Perché? No, ce devi mettere quando c'è la sottiletta sopra. Ma la sottiletta non ce la metto. E quando ce la metti? Dopo dentro il panino. Ah, ma te non la fai scaldare, non la fai sciogliere. Si scioglie col caldo dell'hamburger. Ma la facevi sciogliere prima, veniva meglio. No. Ma sì. Se non si perde tutto. Allora, poi, allora rimetti che sta a posto. Allora adesso. Giriamo. Sembra fuori, guardate, sembra fuori, signori. Ma cazzo, faccio, mamma mia. Qua servirebbe il pollice adatta. Signori, ci vediamo quando è pronto il pane dell'hamburger. Signori, i primi due hamburger sono pronti, ora cuociamo gli altri due. Facciamo, creiamo il nostro hamburger e dopo ve lo facciamo vedere e passiamo all'assaggio. Via le muscios. Primo impiattamento fatto, ora il madame. Ma ne manca uno. Si fa. Ah, questo a pezzetti. Signori, c'è qualcosa che non torna. Dici? Si è spezzato un po' di panino, si è perso. No, con un'altra storia. Facciamo anche. Allora, adesso prendiamo hamburger. Il bacon, fra un po' lo metteremo, guardate. Bacon, prosciutto crudo cotto. No, ma che cazzo fai? Porta la padella lì. La padella. Ragazzi, The Master si è passo in culo. Fra, alza dalla padella alla brush. Che cazzo hai detto? Non lo mettere. Direi. Dio quarterback. Ma la stessa sottiletta. Aspetta, fammi fare le mie di cose. Signori, visto, inquadrami. Va fior. Non la voglio la sottiletta ora, aspetta. Fermo. Dio quarterback allora. Signori, visto che il presidente Frosch non vuole il cash up. Io lo voglio, ma dopo. Ci mettiamo questo, poi. Sottiletta. Torcia aperta. Gentleman. Presidente, ma lei l'ha mai visto Stranger Things? Sì. E mi ha fatto cacare, non è vero, era bello. E i Simpsons li ha visti? I Simpsons? I Simpsons. Io? No, ho visto il film. I Simpsons? Sì, te l'hai mai visto i Simpsons? I Simpsons, sì. Ho visto qualche episodio, ma non tutta la serie. The Simpsons? Sì. Non mi dire che hai visto tutta la serie, sì. La serie no, però ho visto tanti episodi dei Simpsons. Perché Dio? Preferisci Griffin e Simpsons? Griffins. Perché? Perché sono più porchi di. Manca American Dad e Cleveland Show sono carini. Futurama? Futurama mi faceva cagare. È tipo Simpson. Sì, mi faceva cagare. Me la metta anche a me. Presidente, se la metta sul presidente. No, Mastro Dento, mi metta subito questa cacata. Faccia lei, aspetta. Mastro Dento, sono stronchi dell'anno. Ci mettiamo. Ragazzi, ci metti in pelle di The Master, arci Gesù. Ci mettiamo il bacon è gentilmente offerto da la Casa Bianca. Io ho capito, porchi Gesù. Non ho detto quello. Però l'avresti voluto dire, ammettilo. Il bacon. Signori, badate come si strugge. Il bacon non basta. No, ora, prima non bastava davvero. Però mi metti anche a me il bacon. Cioè, questo te lo finisce. Ragazzi. Poi, signori, io ci metto altro ketchup e altra maionese. Ma ci metto al mastridento.
Aspetta, scusa. Vabbè, The Masters, ragazzi. Voglio abbondare, che cacare. Aggiungi altro ketchup. Mi mette anche a me, per favore, The Masters, un po'. Un po'. Ragazzi, il panino del maestro è... grande quanto me. Sono le torri gemelle. Infatti poco verranno distrutte. Qualche battuta tagliala. Non la prenderò. Taffegno. Signori, non esce più. The Masters, ci vorrebbe Gaulio. Mettetela solo, Fran. Ragazzi, The Masters è un egoista, porchi dio, tutto attaccato. Ce l'ho messo tre stronzate. Perché è finita sta cacata? Ma stridento, dov'è il cazzo nel culo? Ecco. Ma stridento, non chiedono in pausa. Signori, ecco i panini. Questi del Masters, questi del Brigham's. E andiamo all'assaggio. Secondo me sono buoni. Cristo bastardo. Eccoci, ragazzi. Assaggerà prima il Masters. Volevo dire prima il Presidents e poi il Masters. Oddio. Ragazzi, assaggiamo. Devo dire, sono curioso. Fra me lo dovrei bere. È cotto tutto? Non male, dai. Com'è? Chiudiamo? Vaffanculo. Ci avete le madri troia!